Mancano ormai pochi giorni al via della 34esima edizione del Pistoia Blues. Il programma è ormai definito da tempo, grandi nomi anche quest'anno. Tante le presenze previste in Piazza del Duomo provenienti da tutta Italia per poter assistere ad uno dei festival più longevi della Toscana. Si parte il 3 di luglio con il grande e attesissimo ritorno di Ben Harper insieme a Charlie Musselwhite, una delle icone della musica blues, anche lui già più volte ospite del festival. I due artisti per la prima volta insieme hanno appena pubblicato un album che presenteranno in Piazza Duomo dal titolo Get Up. Il 4 luglio invece è la volta dei Black Crowes, che tornano in Italia solo per due date. Il gruppo statunitense originario di Atlanta, definito dal Melody Maker il gruppo rock and roll più rock and roll del mondo, ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo Wiser for the Time, ma oltre ai nuovi brani sicuramente non mancheranno i grandi classici come Hard to Handle. Venerdì 5 il festival entra nel vivo con tutte le sue bancarelle e personaggi, e sul palco saliranno nella prima parte il progressive dei Van der Graaf Generator, gruppo inglese cult degli anni 70, e nella seconda parte Steve Wilson, leader del Porcupine Tree, che presenterà il suo progetto solista. Da ricordare che ad aprire questa serata saranno i Misfit, il gruppo lucchese vincitore del contest Obiettivo Blues organizzato da TVL. Sabato invece il Britpop a salire in cattedra con i BDI di Quel Cattivo Ragazzo di Liam Gallagher, gruppo nato dopo lo scioglimento degli Oasis, band che ha segnato una generazione oltre che a un genere musicale, anche loro freschi di un nuovo lavoro discografico dal titolo B. Il festival chiude i battenti come sempre di domenica e come sempre con una serata dedicata giustamente ai cultori della musica blues. Tanti mostri sacri che saliranno sul palco quest'anno: Robert Cray, Robin Ford e Lucky Peterson su tutti, mentre ad aprire la serata sarà il leader dei Tiro Mancino Federico Zampaglione, che presenterà il suo progetto Buzz assieme al musicista Mario Donatone. Un festival quest'anno che dura 5 giorni con un programma a 360 gradi che potrà soddisfare le esigenze di tutte le età. Inoltre, nelle sere del 5 e 6 luglio una serie di eventi paralleli animerà la città, a partire dai DJ set di Piazza Duomo dopo i concerti principali, alle notti bianche musicali in varie zone della città, da Piazza della Sapienza a Piazza Giovanni XXIII, da Piazza d'Armi a Piazza della Sala, dove si svolgeranno concerti, jam session e performance di vario genere. La nostra emittente come ogni anno seguirà in diretta il festival nei pomeriggi di venerdì e sabato con interviste a protagonisti e musica dal vivo.